Benvenuti e bentrovati. Riprendiamo questa sera la nostra trasmissione promossa dal Sabato delle Idee. Vedrete, ci sono delle sorprese, ci concentreremo su una serie di problemi, in modo particolare sulla città di Napoli attraverso un viaggio nelle municipalità di questa città. Di queste municipalità racconteremo velocemente gli aspetti più drammatici o più complicati e ci concentreremo su alcune questioni in modo particolare. Questa sera abbiamo una questione molto sentita che riguarda il centro della città, il porto, Piazza Municipio, quella parte insomma più visibile, uno dei primi impatti quando si arriva a Napoli, e lo faremo con gli ospiti che vedete al mio fianco. Li presento dall'ospite a me più vicino, Alberto Patruno, che è il presidente della circoscrizione della municipalità, sì. Ecco, mi sono subito corretto, della municipalità Porto Pendino, e ce ne sono anche altre, Mercato, poi, Mercato, eccetera. Comunque è la municipalità dove insiste Piazza Municipio e il Porto. Poi c'è l'assessore Sergio Vetrella, assessore regionale, super assessore perché ha varie deleghe, ma insomma è quello a noi più vicino per quanto riguarda il tema che vogliamo affrontare, che tra poco vi dirò. Poi Mario Mattioli, armatore, vale per Mario Mattioli quello che valeva anche per il professor Vetrella. Ci sono varie qualifiche con cui potrei definirli, ma scelgo una per tutte. Mattioli, armatore, diciamo così, armatore. E poi c'è l'animatore del Sabato delle Idee, il professor Marco Salvatore, a cui chiederei appunto di presentare brevemente questa nuova serie di programmi. Sì, molte cose già le ha dette il direttore De Marco. Noi siamo lieti di riprendere questa sera questo ciclo di trasmissioni. La struttura della trasmissione è sempre la stessa, vede qui degli ospiti molto competenti nei vari aspetti, e come diceva De Marco, noi quest'anno vogliamo dare spazio anche a quelle che sono le municipalità, perché a mio avviso quello che è il rapporto con la città è molto importante. Naturalmente noi vorremmo sentire le voci di tutti proprio per poter poi dare al grosso pubblico idee differenti fra di loro, proprio per poter dare poi al grosso pubblico la possibilità di farsi un'idea propria su quelle che possono essere le strutture e l'avvenire di questa città. Questo è solo l'aspetto televisivo del Sabato delle Idee, poi da gennaio riprenderemo con il solito ultimo sabato del mese, e anche lì ci saranno delle novità che poi in appresso nelle prossime puntate vi diremo. Io ringrazio. Allora, il tema di questa sera: ci vorremmo occupare in modo particolare del Molo San Vincenzo. Qual è il Molo San Vincenzo? Che cos'è il Molo San Vincenzo? Il Molo San Vincenzo è quella parte di Porto che è tra via Acton e Piazza Municipio, no? Attualmente lo si può vedere ed è assolutamente diciamo, distinguibile da tutto il resto, perché ci sono dei bellissimi palazzi di color rosso napoletano. C'è una darsena dove attualmente ci sono ospitate le barche a vela, ma da lì, da quel punto, dal molosiglio sostanzialmente, parte un lunghissimo molo che credo sia quasi un chilometro e forse anche qualcosa di più, che è una bellissima passeggiata a mare, una delle più lunghe passeggiate a mare, una delle più belle passeggiate a mare, una delle più belle opportunità che questa città ha. Questo molo borbonico, che ha conservato molto delle caratteristiche originarie, pensate che le bitte, poi Mattioli ci spiegherà che cosa sono le bitte, ma le bitte sono ricavate dai cannoni borbonici capovolti e messi nel cemento. Poi sono state tirate fuori e allora sono accatastate lì, si possono vedere, per dire di quanta bellezza, di quanto fascino ci sia in quella zona. Se quella zona, che è attualmente di proprietà in gran parte, non tutta, del demanio militare, potesse essere riconsegnata alla città, Napoli avrebbe uno spazio, una darsena, un molo invidiabile forse in tutto il mondo, anzi sicuramente in tutto il mondo. Poche città, sapete, hanno un porto come il nostro. Marsiglia ne ha uno molto bello che entra dentro la città. Noi potremmo avere un molo sicuramente molto più bello di quello francese.
C'è un problema però, che questa darsana, che è sostanzialmente disponibile, è attualmente appunto occupata dal demanio militare, che potrebbe anche, vorrebbe anche dalle dichiarazioni fatte, cederla, ma non si è mai riusciti a mettere insieme l'autorità statale, l'autorità portuale, l'autorità cittadina e le varie istituzioni intorno a un tavolo e chiudere un accordo per rendere possibile questo progetto. In due parole, ecco di che cosa stiamo parlando. Allora, prima a Patruno chiederei quanto è importante per la città, in modo particolare per questo quartiere, un'ipotesi di questo tipo. Per noi sarebbe importante e strategica, perché per chi vive quella zona, ma non solo, per tutta la città di Napoli, dagli anni 90 in poi si è iniziato gradualmente a singhiozzo con vari tempi ad iniziare a eliminare, cioè, il muro che prima separava i cittadini e la città di Napoli dal porto e dal mare, che, come facevi tu prima l'esempio, è Marsiglia, già esiste da decenni. E ovviamente questo che cosa permetterebbe? Non solo di superare quella difficoltà che ogni estate, ma non solo l'estate, si vive, di coloro che viaggiano con le navi da crociera o anche vanno sulle isole e spesso non vivono minimamente la città. Nel momento in cui in una zona come quella, che potrebbe essere, diciamo, un altro borgo marinario, un altro borgo dove creare attività attrattive e cose, può diventare l'elemento di congiunzione tra la città e anche i turisti che toccano il porto di Napoli. Benissimo. Mattiolo, una battuta e poi entriamo più nel merito. Crede davvero che questa ipotesi possa in qualche modo realizzarsi? Ma io me lo auguro fortemente perché ritengo che possa essere veramente un importante driver di sviluppo, sia dal punto di vista, diciamo, più fruibile della città, quindi con una sorta di borgo marinari, eccetera, ma soprattutto anche come terminale che possa incrementare e migliorare l'afflusso delle navi da crociera, perché poi tutta la passeggiata... Ci torniamo. Marco Salvatore, ci spera, ci crede? Ci spero e ci credo, però penso che ci sia da fare un'opera preliminare a quella di fare un sottopasso che per le macchine che vada dal tunnel fino alla marina, fino semmai... Vabbè, qui siamo già dentro il progetto. È fondamentale, perché se bisogna rendere vivibile tutta la piazza, non può essere con il blocco dei semafori e altre cose, ma ci vuole una continuità, perché darebbe vita a tutta Piazza Municipio, Piazza Plebiscito, via Santa Lucia, veramente diventerebbe... Ci torniamo. Il turista che scende può andare al San Carlo a piedi e può anche rendere il San Carlo molto più visibile. E basta sotto... Professore, ha messo a fuoco quasi tutto quello che dovremmo dire nella prossima ora insieme. Torniamo su alcune delle questioni. Una battuta all'assessore. Con l'assessore noi abbiamo già affrontato questo tema in sede di carta stampata, Corriere del Mezzogiorno. Volevo chiedere all'assessore, prima davvero di entrare nel mezzo, se rispetto alle cose che abbiamo raccontato sui giornali è stato fatto qualche passo avanti, se questa sera può annunciarci che questo lavoro per cercare di riconquistare il molo sta andando avanti. Sì, senz'altro, perché appena mi sono insediato e sono andato a trovare l'autorità portuale, il discorso del molo San Vincenzo è stato uno dei primi punti che ho messo in risalto. E devo dire che io ho trovato fatto nulla nel passato, soltanto parole e chiacchiere, ma non azioni. Allo stato attuale, con la perfetta sintonia tra me e l'autorità portuale, non solo c'è stato fatto un incontro con il capo di Stato Maggiore, ma io ho richiesto al ministro La Russa un incontro personale per trattare questo argomento, e poi successivamente col sottosegretario Crosetto, perché già nel passato ho affrontato il problema per l'aeroporto di Capua, ad esempio, del passaggio dal demanio militare a quello civile, e attualmente ci sono riuscito, l'aeroporto di Capua è passato al demanio civile. E quindi la procedura la conosco e da ora in poi seguirò quella procedura per fare in modo di rendere questo, nelle possibilità che abbiamo a disposizione, una realtà. Per fare questo non bisogna solo dirlo, bisogna, come stiamo facendo, iniziare una serie di passi e andare avanti con la volontà di farlo e anche con l'idea di come trovare il compromesso che risolva il problema. Giusto. Per quanto riguarda Giusto. La difesa del passaggio. Allora, ci fermiamo un attimo e vediamo una scheda tecnica sull'area di cui stiamo parlando e poi riprendiamo subito. Il porto di Napoli è il secondo al mondo dopo quello di Hong Kong per scalo passeggeri. Nel 2008 sono transitate circa 9 milioni di persone.
il traffico merci è stato, per lo stesso anno, di circa 19 milioni di tonnellate ed i containers transitari sono stati poco meno di 500.000. La maggior parte dei traffici si svolgono tra i due moli più importanti e centrali, il molo Angioino, destinato all'approdo delle navi da crociera, con la famosa stazione marittima, la più vasta del globo, con i suoi 12 km quadrati di superficie e i 10 approdi per navi di grande e medio tonnellaggio, e il molo Beverello, dove attraccano i traghetti e gli aliscafi che collegano Napoli con le isole del Golfo, Capri, Ischia e Procida. Nel 2010 la rinascita. Cresce il traffico di container nei primi due mesi. L'incremento, secondo i dati resi noti dall'autorità portuali, è pari al 18,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Prospettive positive anche per i prossimi mesi. Stando alle previsioni del maggior terminalista partenopeo, Conatico, gli impianti assunti dalle società di trasporto container fanno ipotizzare un'impennata del trend positivo. Napoli è il terzo porto italiano per il traffico crocierista, dietro a Civitavecchia e Venezia. I dati elaborati indicano che, dopo i risultati positivi del 2008, più di 11,8%, e la sostanziale tenuta del 2009, il 2010 farà registrare un incremento sulla movimentazione dei crocieristi nei porti italiani, con una previsione di 8,82 milioni di passeggeri, più 5,27% sul 2009. Le potenzialità, il vero punto di forza. È attualmente in costruzione un collegamento metropolitano che, insieme alla pedonalizzazione dell'intera area con la creazione di sottopassi per le auto, permetterà un accesso più sicuro e tranquillo di quello attuale. Essendo il porto situato di fronte al centro cittadino, molti luoghi di interesse storico ed artistico sono abbastanza vicini e raggiungibili a piedi. Questo va ad incrementare l'aspetto turistico. Ricordiamo il castello Maschi Angioino, Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito con la Basilica, la Galleria Umberto I e le vie dello shopping come via Toledo e via Occhiaia. Tra i progetti del mondo imprenditoriale, quelli del Consorzio Nausica, composto dal Porto di Napoli, dal Comune, della Provincia e Regione, dai quali poi selezionare quello che ridisegnerà l'intera area della Darsena. Prima ipotesi, grande spazio pedonale è alberato tra Piazza Municipio e Porto per l'architetto francese Michel Hévé. Secondo, spazi verdi con parcheggi sotterranei, studio Stefano Boeri, e infine una città che si spinge al mare anche a costo di una visibile deificazione delle aree. Tra i progetti ancora quello della Baia di Napoli, l'associazione che in collaborazione con importanti partner istituzionali e privati ha lanciato un progetto per la promozione integrata delle risorse naturali e dei beni artistici del Golfo Partenopeo, un'iniziativa di destination marketing che propone un ventaglio di itinerari ed eventi legati al tema del mare e alle sue spettacolari bellezze nonché tradizioni, partendo dai risultati di un'indagine condotta tra i turisti. Un mare di opportunità dunque, se si aggiunge anche che la Regione stanzia 12 milioni a favore dell'autorità portuale di Napoli per l'acquisto di un nuovo bacino galleggiante, una struttura dunque che permette di porre le navi all'asciutto pur essendo sul mare, senza che lavori di riparazione debbano essere effettuati sulla terraferma, un progetto cofinanziato con la stessa cifra dall'Authority. Patruno, non è un po' singolare che dopo tanti anni spesi a parlare di questa ipotesi di allargamento del porto, di abbattimento della frontiera tra porto e città, eccetera, come ha appena detto l'assessore Vetrella, nulla è stato fatto per cercare di mettere d'accordo questi poteri dello Stato? Io penso una delle difficoltà croniche che si vive particolarmente in queste zone, il centro storico, è proprio quello di avere la capacità di mettere intorno a un tavolo, come diceva l'assessore, le persone giuste e capire quali sono i percorsi da seguire. Ovviamente quando si cerca di fare un progetto troppo grande e complessivo, perché quello diciamo era uno dei progetti iniziali che nacque all'inizio del 2000, poi ha avuto tutti i rallentamenti per varie vicende, ma principalmente perché tra soprintendenza, ufficio urbanistico del comune e altri uffici competenti non riuscivano a mettersi diciamo d'accordo su quello che poi poteva essere la soluzione finale. Però anche voi come municipalità non avete preso come dire, tra le mani questo problema? Noi purtroppo, io nel 2006 mi sono insediato, prima c'era il presidente Nerle, oggi il nuovo presidente. Abbiamo cercato di ritagliarci un ruolo almeno di stimolo, e addirittura non l'autorità portuale, ma il comune ci ha comunicato che noi non potevamo avere un ruolo nemmeno
diciamo, propositivo o consultivo ruolo, di questi progetti? Un ruolo istituzionale forse no, ma un ruolo, come dire, politico potreste averlo, cioè potreste produrre quel fiato sul collo, sì, l'immagine sì, non questo... è molto elegante, ma all'istituzione per farle, sì, noi, per non farle sedere, una delle insomma. Ultime cose che abbiamo tentato, che purtroppo non è andata a buon fine con gli assessori regionali precedenti e competenti, che era poi una cosa sentita dal territorio, sempre collegata anche al turismo portuale, era creare dei percorsi sicuri per permettere a coloro che scendevano dalle crociere, dalle cose, di arrivare ai decumani. E proponevamo di fare proprio attraverso anche delle iniziative con trasporti pedonali accompagnati da guide, di attraversare anche delle zone che abbiamo riqualificate, penso a Borgo degli Orefici, che di fronte al mare poteva essere un elemento di attraversamento. Ci hanno fatto anche in questo caso fare proposte diciamo anche da parte della municipalità, e poi per le varie note vicende, diciamo, anche degli ultimi cambi si è perso purtroppo. Mi verrebbe da dire benissimo e dovrei dire malissimo. Professor Salvatore, da osservatore esterno, lei incontra spesso molti ospiti che vengono da altre città, anche da altri paesi. Che effetto fa questo venire a Napoli e non trovare mai una sistemazione adeguata, trovare qualcosa di realizzato? La gente ha sempre più paura a venire a Napoli, nonostante forse Napoli, anche dai dati, la criminalità, la piccola criminalità sia diminuita, perché i dati statistici dimostrano come la microdelinquenza è diminuita sicuramente, ma questo dato non viene messo in evidenza, quindi la gente ha paura di venire a Napoli. Ma il guaio è che quando poi quei pochi turisti che scendono dalle navi crociera attraversano Piazza Municipio sono ancora più impauriti, perché corrono il rischio di andare sotto una macchina. Anche l'esperimento fatto dal comune di non mettere quelle persone, a mio avviso, fu completamente sballato e fuori dalla realtà, e infatti poi non è durato e non ha fatto nulla. Io penso che dobbiamo un momento lavorare tutti per dare una nuova immagine di Napoli, e questa soprattutto, a mio avviso, siete voi giornalisti, voi rappresentanti della stampa, la RAI e tutti i mezzi di comunicazione, che debbono far capire, come hanno fatto capire circa 20 anni fa, che Napoli poteva risorgere, poteva rinascere. Allora crediamoci in un nuovo ricrescita. Intanto noi possiamo prendere un impegno. Forse non possiamo fare molto, ma almeno una cosa possiamo fare, appunto quella di non chiudere questo capitolo molto in fretta, cioè di tenerlo aperto e di come dire, ogni tanto controllare quello che sta facendo l'assessore Vetrella, ma anche tutti quanti gli altri. Questo è sicuramente un impegno che possiamo fare, e la circoscrizione, la municipalità, mi correggo, può darci una mano. Mattioli, avevamo appena accennato a questo problema delle navi crociera, sappiamo tutto che non c'è grande disponibilità per questo tipo di movimento turistico, eccetera. Che cosa potrebbe invece cambiare con un porto meglio sistemato e con un molo di quella natura trasformato come quelli di Barcellona, come quelli di altre città, eccetera? Ma, secondo me il porto, la trasformazione del porto può essere sicuramente l'inizio. Io devo dire, mi trovo perfettamente con quanto è stato detto prima dal professor Salvatore. Io credo che noi non dobbiamo più affrontare i problemi come degli unicum, cioè il problema del porto, voglio dire, non è soltanto un problema del porto, il problema del porto ha senso se viene visto come un problema del ridisegnare un waterfront, ampliare, va secondo me assolutamente considerato il problema relativo alla viabilità, alla sicurezza, che sia sicurezza dal punto di vista, diciamo, del traffico, così come anche tutti i problemi relativi invece poi alla sicurezza nelle strade, voglio dire, perché se abbiamo diciamo, dei porti nei quali c'è l'accesso alla città, però c'è anche come dire, il turista è spesso e volentieri vittima di una serie di signori che lavorano, e voglio dire, chi frequenta, io fino a qualche anno fa avevo l'ufficio lì, sapevo perfettamente quali erano i borseggiatori che prendevano abitualmente la tratta da Piazza Municipio verso la stazione, si conoscono nome e cognome, ormai conoscevo anche le persone che lavoravano da me, per cui si facevano un segno convenzionale per dire non mi aprire la tasca perché tanto sono conosciuto. Allora voglio dire, questa è un poco la realtà. Allora io dico, il problema va affrontato probabilmente in una maniera molto più complessiva, cioè il porto è fondamentale, però se noi immaginiamo, Bagnoli sarebbe fondamentale, cioè tanti di questi progetti sono assolutamente importanti per una vera rinascita, però vanno inseriti
in un discorso un poco più ampio, e soprattutto vanno inseriti anche, bisogna pure capire che cosa fare, perché voglio dire, è importante sicuramente sviluppare delle zone, è importante sicuramente dare la possibilità di fruire di queste zone, anche io non sono uno contrario alla movida serale, eccetera, perché poi nelle altre città le cose funzionano e funzionano bene. Il problema è dove è possibile parcheggiare una macchina. Allora è vero, apriamo il Molo San Vincenzo, ipotizziamo l'apertura del giardino di Molo Siglio, però poi abbiamo la possibilità di creare un mega parcheggio per evitare che si trasferisca tutto questo. Perché io, non ultimo sabato scorso, ho visto che c'è stata una grossa presa di posizione nei confronti dei parcheggiatori abusivi sul lungomare. Perfetto, benissimo, non abbiamo più la macchina in terza fila, però io sfido qualunque persona, come è capitato a me, a dover andare a via Generale Orsini e tutto il traffico è ribaltato dentro. Allora è vero che io ho eliminato un problema sul lungomare, ma di fatto l'ho trovato. Allora torniamo, il problema è affrontare. Torniamo al Molo San Vincenzo. Assessore, io insisto, a me pare paradossale che tutto questo tempo non solo non si sia fatto molto, ma non si sia neanche istruita la pratica. No, questa è l'impressione. Allora, le chiedo, lei ha messo qualcuno a istruire, ovviamente sotto la sua regia, questa pratica? Possiamo confidare nel fatto che ci saranno 5-6 funzionari che si occuperanno per un lungo periodo, anzi per un breve periodo, di questo problema? Si riuscirà a convincere il demanio a cederci questo pezzo di molo? Riusciremo a ristrutturarlo? Guardi, lei mi chiede di soffermarmi sul discorso del Molo San Vincenzo, però dovrei dare una serie di ulteriori informazioni rispetto a quelli che sono stati gli interventi, sì. Però se lei me lo consente lo faccio, altrimenti mi fermo un attimo a dare prima questa risposta. È chiaro. Faccio organizzi l'intervento come vuole. Allora, innanzitutto il porto, quando si parla del porto, bisogna parlare del porto nella sua interezza, se no si commette un grande errore. Il porto ha due facce fondamentali, una prima faccia è quella commerciale e l'altra è quella turistica. In entrambi i casi noi abbiamo due grandi, enormi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo della Campania e della città. E quindi come tale abbiamo già un porto che ha un difetto in quanto è limitato nella sua estensione e non ulteriormente ampliabile. Con l'aumento che stiamo avendo esponenziale del traffico nel Mediterraneo e per quanto riguarda il discorso dei containers che arrivano nel porto di Napoli, uno dei punti fondamentali è quello di consentire che da una parte possano arrivare le grandi navi che oggi non riescono ad arrivare, quindi stiamo lavorando per fare in modo che avvenga il dragaggio. Seconda cosa, creare un ulteriore molo per lo scarico. Terza cosa, limitare enormemente il flusso di numerosissimi camion che noi abbiamo, perché oggi il 90% e anche più dei containers vengono portati via dal porto con degli camion. Allo stato attuale abbiamo speso notevoli soldi per creare degli interporti, li abbiamo una rete su ferro, se noi movimentiamo in modo più veloce e economico su ferro questi containers vuol dire dare una potenzialità di sviluppo enorme, posti di lavoro e crescita economica. E questa è una delle parti di tipo commerciale, una delle più importanti, devo essere sintetico chiaramente. Dall'altra c'è un discorso di tipo turistico. E vi devo dire che sinceramente il Molo San Vincenzo è una cosa sulla quale ora mi sono completamente focalizzato. Ma è anche un po' merito, ma non mi sono focalizzato. È anche un po' merito del. Devo essere sincero, perché c'è una coincidenza. L'ho avuto sempre, diciamo, nella mia testa, per cui quando sono diventato assessore, poiché era già un mio pallino, e sono andato all'autorità portuale, è uno dei problemi che ho posto. Benissimo. È una coincidenza che guardiamo un attimo il quadro generale. Noi da una parte abbiamo un problema serio che è la stazione del Molo Beverello. La stazione del Molo Beverello allo stato attuale ha un livello di inciviltà. Come tale, un primo punto sul quale io sto intervenendo con molta determinazione per fare in modo che al più presto il Molo Beverello abbia una stazione marittima degna di questo nome, per la quale non ci dobbiamo vergognare che siano italiani o stranieri quando sono lì. Mattioli conferma. Secondo ulteriore punto, allo stato attuale, ne ho parlato più volte anche con l'assessore del Comune di Napoli, tutto ciò che si sta facendo, gli investimenti che noi Regione stiamo facendo in modo significativo anche per la metropolitana di Napoli, nel disegno complessivo ha già in atto il discorso dei sottopassi
per il passaggio tra la piazza Municipio e il porto. Quindi il professor Salvatore, da questo punto di vista, era sicuro. Pedonale, un sottopasso pedonale, anzi ne sono due, che consentono il passaggio verso il porto. Quello delle automobili per no. consentire il discorso delle automobili ha una sua logica fin tanto che il porto avesse delle aree a disposizione tali da poter consentire di avere un ampio parcheggio. Come sapete il porto tiene già un parcheggio, anzi ne ha due. Da un punto di vista dell'organizzazione, più macchine passano all'interno del porto, meno il porto diventa funzionale a quelli che sono i suoi obiettivi di tipo commerciale e di tipo turistico. Una curiosità, perché delle due l'una, o si fanno i sottopassi per i pedoni o si fanno quelle per le macchine. Allora, fino a qualche tempo fa si discuteva di un sottopasso che da via Acton bypassasse completamente Piazza Municipio e riemergesse dopo. Questa ipotesi qua non c'è più. Per lasciare tutta la piazza pedonale, che ha un significato. Questa ipotesi qua non c'è più. Allo stato attuale del progetto che si sta facendo, quello che, di cui io ho parlato con l'assessore del comune è il passaggio che consente da Piazza Municipio, quindi dalla metropolitana, di passare direttamente al porto. Questo è quello che, di cui io ho detto. Però il passaggio pedonale. Quindi, dato che noi abbiamo la fermata della metropolitana a Piazza Municipio, è del tutto logico avere la possibilità di un passaggio pedonale che dalla metropolitana porti a porto. Le altre cose relativamente al passaggio di automobili le verificherò. Vabbè, si inverte solitamente, si inverte un po' la logica. Di solito i pedoni vanno sopra e le macchine vanno sotto. In questo caso è tutto il contrario, i pedoni vanno per sotto. Per evitare il discorso sotto. Del traffico Vabbè. In superficie. Ho anche parlato con l'assessore, lo stiamo studiando, del problema attuale per i tassi, della difficoltà di accedere al molo Beverello per il problema del grande giro che devono fare per arrivarci. Stiamo valutando se ci sono possibili soluzioni a questo caso. Ma ritornerei ora sul discorso del molo San Vincenzo. Sì. Il molo San Vincenzo. Anzi, posso interromperla su questo? Perché abbiamo una scheda su quell'area, sul porto, la vediamo un secondo e poi riprendiamo. La fondazione di Napoli e del suo porto si colloca nell'ambito della colonizzazione greca. Nel IX secolo a.C. un gruppo di navigatori di Rodi approdò sulle coste e tra il 7 e il 6 a.C. fu fondata la colonia greca sull'acropoli di Pizzo Falcone. Nel 475 d.C. gli abitanti di Cuma fondarono Neapolis, la città nuova, nella parte orientale della città originaria. Da scalo principalmente militare dell'epoca greco-romana, il porto di Napoli si aprì sempre più ai traffici marittimi, assumendo un'importanza crescente. Fu sotto la dominazione normanna che il porto conobbe un periodo di grande splendore, tanto che nel 1164 entrò, unica tra le città marittime italiane, a far parte della famosa Lega della Compagnia, detta anche città anseatiche. Ma con l'avvento degli Angioini, nella seconda metà del 1200, sotto Carlo I d'Angiò, che il porto si ampliò e si arricchì di nuovi edifici e la città divenne la più popolosa e la più ammirata d'Europa. La fortificazione del porto e la costruzione di magazzini, di depositi e di fabbriche continuò sotto la dominazione aragonese nel 1400 e nel periodo del vicereame spagnolo. Con il regno dei Borboni poi nel 1700 il porto cominciò ad affermarsi come uno dei più attrezzati, dei più forti a livello europeo e la città divenne così una delle grandi capitali europee insieme a Parigi e a Londra. Fu difatti sotto i Borboni che l'arsenale divenne un grande cantiere navale e che nel 1818 fu varata la prima nave a vapore nel Mediterraneo. Dopo il 1861 fu il declino, l'Unità d'Italia, paradossalmente, segnò negativamente la storia del porto che vide diminuire i suoi traffici e ridurre così le sue attività. Il fascismo poi puntò su Napoli come porto di collegamento con i possedimenti coloniali e lo dotò di nuove infrastrutture e di nuovi edifici come la stazione marittima progettata nel 1932 dall'architetto Bazzani. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il porto di Napoli divenne invece teatro del terribile e massiccio esodo di migliaia di italiani che da qui partirono per cercare fortuna in America. L'ho interrotto proprio sul molo San Vincenzo, prego. Sì, il molo San Vincenzo si lega a due elementi fondamentali. Come dicevamo prima, il molo di San Vincenzo si può dividere in due parti. Una parte è quella che attualmente è nella responsabilità dell'autorità portuale e quella invece che è il demanio marittimo. Nello stato attuale io sto operando come regione su
non solo sul discorso specifico dell'incontro col Ministro della Difesa per verificare di mettere insieme quel gruppo di lavoro di cui lei parlava, perché se non c'è un preliminare accordo con il Ministro e col Sottosegretario su questo, che danno a me i nomi dei loro funzionari, non possiamo partire. Quindi, come vi ho detto, stiamo fissando l'appuntamento per questo incontro. Poi c'è la parte che riguarda il demanio marittimo. Su questo questo già fa parte di un progetto che io ho messo insieme, che è molto più ampio, perché inserisce da una parte la realizzazione degli estradossi della banchina che consentano... Che sono gli estradossi della banchina? Per attraccare una nave di crociera oggi alla banchina com'è non è possibile. Bisogna ampliare la banchina per creare le piattaforme esterne per quanto riguarda l'attracco e ovviamente il flusso dei passeggeri. Abbiamo già messo questo investimento in cantiere per consentire al più presto di fare questo. Perché? Per la semplice ragione che in attesa che si chiuda l'accordo per il passaggio da demanio militare a demanio civile, abbiamo individuato un'ulteriore strada di tipo transitorio, che sia avere un accordo per consentire che i passeggeri possano passare per l'area militare e quindi consentire al più presto che le navi possano attraccare anche al Molo San Vincenzo. Nel piano che sto mettendo a punto io, dato che sono anche assessore all'industria, al commercio e le varie all'artigianato e al commercio, il Molo San Vincenzo si presta in un modo incredibile nel realizzare anche in connessione con un flusso di migliaia di passeggeri l'inserimento in quell'ambito architettonico così bello di boutique e di botteghe di tipo artigianale o altro. Pensate che cosa sarebbe per dei turisti che stando su una nave possono portare con sé quello che vogliono, perché non sarebbe di poter prima di andare La interrompo un attimo. Prego. Apro una parentesi su questo. Patruno, che le risulta? C'è già un progetto per ristrutturare il molo in questo senso qua? Prima domanda, no, e seconda domanda, come verrebbe accolto dai commercianti, dagli artigiani del borgo, dell'orefice, eccetera, un insediamento di questo tipo? Ci sarebbe, sarebbero come dire, contenti o vedrebbero... Io penso che se sono botteghe o boutique, come diceva l'assessore, diversificate, non unificato un unico prodotto, non ci dovrebbero essere, diciamo, problemi, o addirittura pensare di trasferire lì dei punti di vetrine, di cose anche di nome importanti, perché ovviamente in una fase di investimento, di coinvolgimento dei privati è difficile coinvolgere, potrebbe essere, diciamo, la vetrina per pubblicizzare le grandi capacità e i grandi nomi che abbiamo anche all'interno della stessa città, cosa che forse tempo fa si era pensata anche per i portici di Piazza del Bicito, la ricerca il progetto e manco siamo ma siamo fortunati, in quanto a portici siamo fortunati. Bisogna pensare anche all'enogastronomia di quello che potremmo avere. In questo progetto quindi rientra tutta una serie di interventi, perché qua noi dobbiamo ricordarci anche un'altra cosa. Noi abbiamo le nostre tre Ischia, Procida e Capri, che attraggono la stragrande maggioranza dei turisti. Quindi uno dei problemi fondamentali che ora sto affrontando e che ho inserito in finanziamento, ad esempio, rendere civili non solo la stazione del Molo Beverello, ma anche Capri, il porto di Procida e di Ischia per quanto riguarda le diverse esigenze. Quindi in questo progetto abbiamo inserito una revisione generale di questo sistema in cui ci sono gli investimenti che si spingono finanche, se questa idea andrà avanti, a collegare tutto anche con l'altra area attraverso il discorso fondamentale di favorire la fruizione di Ercolano, di Pompei, fino al discorso dei passaggi turistici che ci stanno sul Vesuvio, attraverso la realizzazione di una funicolare a cremagliera che ravvivi di nuovo l'interesse turistico in quella direzione, offrendo la possibilità di utilizzare quelle meravigliose passeggiate che noi abbiamo lì. Assessore, mi consenta una riflessione forse un po' patetica, ma poiché gli assessori passano e i giornalisti restano, io non posso fare a meno di dirle che molti di questi progetti li ho sentiti enunciare, evocare e pubblicamente sostenere, dopodiché però là sono rimasti. Allora mi appello anche agli armatori in quanto organizzazione forte di questa città.
è possibile concentrarsi una volta tanto su un problema in modo particolare e cercare di stanare le resistenze? Matteo? Ma è un discorso... Formulo in modo diverso. Posso chiedere io, come rappresentante dell'opinione pubblica, eccetera, all'Unione Industriale, agli armatori, di concentrarsi, se è possibile, con spirito civico e costruttivo, su questo tema, di essere, come dire, un sostegno critico all'attività dell'assessore? È possibile questo? Allora, io faccio una premessa che su Napoli lavoro poco a livello aziendale. Ho naturalmente contezza di quello che succede. So che è stato presentato anche attraverso in autorità portuale, con le rappresentanze armatoriali che sono presenti in autorità portuale, un piano per appunto la riqualificazione di tutta la zona relativa al Molo Beverello, con un miglioramento della stazione turistica, con una serie di miglioramenti anche dal punto di vista proprio della fruibilità di quella zona di porto, con dei pontili che vanno verso l'esterno, questi pontili che saranno proprio uno per Capri, uno per Sorrente, uno per Ischia e Proce, quindi con una razionalizzazione. Questo è un progetto che è stato portato avanti da quelle compagini che lavorano giornalmente nell'ambito del porto e che effettuano tutti quanti quei diciamo, i collegamenti con le isole, da Napoli. So che sono in stretta sintonia con l'assessore, nel senso che abbiamo vissuto con un poco di patemi la ripartenza del metro del mare, eccetera, e credo che ci siano da questo punto di vista degli impegni che sono stati presi e ritengo che sono stati sicuramente mantenuti da parte dell'assessore. Quindi da questo punto di vista credo che ci sia sintonia. Quello che poi posso dire come esperienza personale è questa: l'imprenditore per sua natura non è un filantropo, non è un benefattore. L'imprenditore credo che sia sicuramente disposto, almeno questo è quello che mi è stato sempre insegnato e cerco di applicare, mi è stato insegnato che è quello là di investire con due punti fondamentali: uno, la certezza dell'investimento, cioè io devo investire in funzione di un progetto, e in seconda analisi con la possibilità che questo progetto in qualche periodo di tempo venga in qualche maniera ripagato. Se poi questo progetto è ulteriormente utile per la collettività è tanto di guadagnato. Quello che manca qui sono assolutamente i tempi certi, perché ogni progetto, se parliamo di progetti presentati e di cui si discute da 20 anni, insomma, oggettivamente diventano di scarso interesse in generale. Certo. Quindi se questo, ed è un auspicio che io colgo a livello personale da parte dell'assessore, è quello di metterci e ragionare sul modificare e migliorare una piccola cosa e portare avanti dall'A alla Z questo progetto, io credo che nessun imprenditore si possa tirare indietro, almeno sicuramente, voglio dire, ci sarebbe una forte presenza. In realtà è successo nei mesi passati con la precedente amministrazione, un imprenditore, Punzo, lanciò ufficialmente questo tema, lo fece per l'ennesima volta, per la verità. Il risultato che ottenne è clamoroso, è che non avere neanche una risposta, né pubblica né privata. Quindi anche questo può accadere. Professor Salvatore, la comunità del Sabato delle Idee, che è una comunità forte, autorevole e dal punto di vista dell'opinione pubblica molto influente, può svolgere un ruolo in questa faccenda? Cioè, lo possiamo adottare questo progetto come un progetto su cui insistere? Io penso proprio di sì. Io penso che sia fondamentale per lo sviluppo della città e poi quindi anche della regione. Io sono convinto che l'assessore Petrella è un uomo attivo e fattivo, e quando prende un impegno lo porta avanti. Sono sicuro che può essere distratto dalle mille cose che ha e dalle mille problematiche, per cui se lui decidesse di fare un gruppo, un suo funzionario proprio responsabile di questo progetto, che lo può riferire a lui, non dico quotidianamente ma settimanalmente, questo potrebbe essere sicuramente una garanzia per tutti quanti noi e un impegno concreto, perché questo veramente può essere l'inizio di un rinascimento, di una ricredere nella città e nello sviluppo della città. Assessore, una città che in qualche modo la spinge, può aiutarla a stanare le resistenze romane? Beh, sicuramente. Dove crede lei che ci saranno le resistenze maggiori? Cioè, perché fino ad ora... Ma vede, io non penso, questo è un po' come le dicevo l'esempio dell'aeroporto di Capua. Quando io sono diventato presidente del CIRA, quello è un aeroporto militare, tutti dicevano che era impossibile passarlo a civile. Attualmente
tutti gli effetti civili. Quanto tempo ci ha messo a fare questa operazione? Ci ha messo per arrivare al passaggio definitivo, ma ricordiamoci che lì si parlava di un aeroporto. Il problema è molto più complesso del discorso del San Vincenzo, perché vi rendete conto che come aeroporto ci sono una serie di problematiche non trascurabili, sicurezza e così via. In tutto 2 anni per fare il passaggio. Io penso che nel caso che stiamo discutendo, se c'è la volontà politica, ed è quella che io ora sto verificando, il discorso potrebbe essere fatto in tempi, diciamo, più brevi. Ma ripeto, a mio avviso in questo momento non è il problema dei 6 mesi o dell'anno, perché noi comunque per rendere fruibile il molo San Vincenzo nella parte che già abbiamo a disposizione abbiamo bisogno dei tempi per portare avanti i lavori che sono indispensabili. Come tale, quello che stiamo facendo, noi stiamo mettendo in serie, stiamo mettendo in parallelo le due problematiche, perché dobbiamo andare sull'uno e sull'altro per fare in modo di farle convergere nel momento che abbiamo a disposizione tutto quanto, incluso la disponibilità economica, che può essere privata o pubblica o pubblico-privata, per fare in modo che tutta quell'area enorme di quegli edifici così belli abbiano poi un indirizzo di utilizzo che sia a favore dei cittadini e non sia uno spreco di soldi, ecco, pubblici. Io su questo vorrei chiedere una cosa, ma nel frattempo, se giustamente sono d'accordo, bisogna mettere in parallelo e non a catena i problemi, non sarebbe già il caso di cominciare a ragionare sull'utilizzo di quelle strutture, che cosa ne vogliamo fare, che destinazione scegliere? C'è qualcuno che ci sta pensando a questo? Guardi, a mio avviso, la mia visione personale è che al momento chi avesse contezza che ci sono le condizioni per acquisire l'intero sistema di cui stiamo parlando, a mio avviso bisognerebbe lanciare un progetto, idea, a livello internazionale per fare in modo che ci sia una visione generale di tutto quanto. E quindi allo stato attuale il problema prioritario è quello che io sto affrontando, cioè verificare di mettere insieme un gruppo di lavoro come ho fatto nel passato, che abbia la benedizione politica, abbia la copertura economica per operare, perché per operare ci vogliono sempre dei soldi, avendo un obiettivo chiaro che viene dall'ambito strategico politico anche di tempi entro i quali realizzare e raggiungere questo risultato. Senta, nel frattempo voglio soltanto dire una cosa rispetto a quello che lei giustamente ha detto sul mantenimento o meno delle promesse. Bisogna considerare che noi in molte delle cose che stiamo dicendo siamo andati avanti in questi giorni per non solo mettere insieme il progetto e quindi finanziamenti, ma mettere insieme anche progetti che vanno al di là dello studio di fattibilità, per cui abbiamo alcuni preliminari, alcuni definitivi che stiamo utilizzando, che ci consentono al momento opportuno di andare già in gara per la realizzazione delle attività. Quindi il quadro, da questo punto di vista, è un quadro che dovrebbe avere tutte le premesse per fare in modo di convertire in tempi relativamente brevi, tenendo conto che dobbiamo fare degli interventi, la stazione del Molo Beverello per poterla realizzare richiederà 9-12 mesi di lavoro, il lavoro da fare a Capri per modificare il porto di Capri e renderlo decente, che vuol dire fare una stazione marittima a Capri dove ci siano dei bagni decenti, fare in modo che la gente quando scende non debba accalcarsi lungo un molo ristrettissimo con pericoli per le persone, avere una decenza di sistema anche nella circolazione, così come dicevo prima la stazione, questo richiede dei tempi realizzativi, ma noi abbiamo l'intenzione di far partire questi in termini di contratti entro l'inizio del prossimo anno, perché non bisogna dimenticare fondamentalmente che tutte le mie promesse sono valide nel contesto del lavoro enorme che stiamo facendo, che costa sacrifici, di riuscire a rientrare nel patto di stabilità rispetto all'enorme debito che ci è stato lasciato entro la fine dell'anno, per avere di nuovo quelle risorse che sono fondamentali, andare avanti nei lavori di cui stiamo parlando. Vabbè, questo è fondamentale, perché se non ci sono soldi non si cantano messi. Matteo, una domanda, una curiosità per l'assessore? No, direi aspettiamo fiducioso. È un po' più fiducioso del passato? Ma io sono sempre, voglio essere smentito, quindi io sono fiducioso per natura. Poi spero di non essere smentito, ma credo che ci siano le premesse per non esserlo. Professore? Io sono fiducioso e sono convinto che potrà essere questo un banco di prova
per il futuro della regione. Ecco, non per minare la vostra fiducia, ma voglio provare a fare una, a chiedere una conferma all'assessore. Ma di questo problema lei ha avuto modo di parlarne con le altre autorità competenti, l'autorità del porto, i suoi colleghi comunali, per esempio? Allora, c'è sensibilità da per parte per quanto stiamo discutendo, fondamentalmente il problema è un problema che stiamo affrontando in perfetta sintonia, sentendoci giorno dopo giorno, vedendoci molto spesso con l'ammiraglio D'Assatti, presidente dell'autorità portuale di Napoli. Quindi da questo punto di vista noi stiamo operando come devono fare correttamente le istituzioni, in piena collaborazione e in piena sintonia per raggiungere i risultati. Quando è possibile da parte mia io gli do, fra virgolette, il mio aiuto che può derivare dalla mia posizione rispetto al governo nazionale e il governo regionale, così come lui quando può mi mette a corrente di quelli che sono gli aspetti tecnici relativamente a determinate indicazioni che vengono da quelli che sono i miei suggerimenti. È chiaro che ho trovato una persona estremamente cortese che invece di arroccarsi nel suo ruolo è apertissimo alla collaborazione, mentre dall'altra parte nel discorso del comune quello che è l'unico elemento di interfaccia è da una parte quello che dicevamo prima, cioè come si collega il traffico, ad esempio con l'amico, perché è collega universitario, l'assessore Nuzzolo, ho messo in risalto la mia difficoltà e contrarietà a sapere che il loro piano futuro per continuare nei lavori richieda il passaggio delle auto all'interno del porto, cioè invece di passare ora per la parte di via che verrà chiusa bisognerà entrare nel porto e uscire. Ho chiesto a una... Chiedo scusa, vorrei interpretare il volto, la smorfia. Che cosa... È un progetto pazzesco, perché c'era un vecchio progetto dall'epoca del sovrintendente Martuscelli, sì, che prevedeva il sottopasso che addirittura da via Caracciolo raggiungesse la marina, che secondo me era l'unico veramente reale solo per il passaggio, per congiungere, per chiudere un po' quella che era la tangenziale di Napoli, anche collegando Posillipo all'autostrada Napoli-Salerno, che secondo me era l'ideale, cioè era fattibile facilmente e che poteva veramente decongestionare il traffico e rendere via Marina al pubblico e renderla tutta pedonale, tutta la piazza municipio, tutto quello. Ricordiamoci che un piccolo passo avanti abbiamo fatto in questi ultimi giorni, perché via del Castello, che era diventato un parcheggio, è finalmente diventato un'altra volta transitabile. Questo io lo vedo come aspetto positivo, perché erano anni e anni che via del Castello era diventato un parcheggio e davano, se vuole, difficoltà al traffico della zona. Questo è un auspicio, però là bisogna togliere le macchine da tutta via Acton, perlomeno fino a via Marina e fino a... Assessore, io come, oltre all'assessore dei trasporti, sono anche l'assessore alla viabilità. Io sono tre. E quindi, per la fine della trasmissione, quindi come, da tutte le sedere. Come vi dicevo, chiaramente ho un occhio di attenzione. Alla viabilità regionale. Alla viabilità regionale, ma non bisogna dimenticare che noi finanziamo il comune per una serie di opere di viabilità e ovviamente diamo degli indirizzi in direzione della sicurezza fondamentalmente della viabilità sulla quale abbiamo, stiamo e continueremo a dare degli investimenti. Quindi nel dialogo tra istituzioni, indipendentemente da quelle che siano, diciamo, le convinzioni politiche, secondo me quello che abbiamo instaurato con l'assessore Nuzzolo è un dialogo nel quale io gli chiedo, fra virgolette, delle garanzie relativamente a quelli che sono gli investimenti e gli chiedo anche di avere la cortesia nei miei confronti di valutare alcuni suggerimenti che io gli do, che secondo me hanno un impatto generale sul sistema, perché in questo caso non stiamo parlando solo di viabilità, ma abbiamo anche un impatto sul porto. L'impatto sul porto ha un impatto anche sulle vie di comunicazione e le concessioni di tutte le vie di comunicazione per il mare le diamo noi come regione. Quindi il discorso è talmente interconnesso che non ci può essere il discorso di una sola entità che valuti questo. E allora nel fare l'esempio di prima, noi dobbiamo tenere conto fondamentalmente che nella visione che io ho, la mia visione, e sono d'accordo con l'amico Salvatore, che
noi dobbiamo fare una rivoluzione fondamentale, che è quella di toglierci da dosso il pianto greco e le critiche continue che facciamo, renderci conto della qualità delle persone che ci sono, dare fiducia ai giovani, perché una campagna negativa continua non fa altro che scoraggiarli e portarli a voler andare via, perché noi abbiamo grandi risorse e grandi capacità, ne avremo ancora di più nel futuro con quello che sono i finanziamenti e il piano sud. Quindi anche a livello delle municipalità, se ci sono delle idee, se ci sono delle critiche, le facciano arrivare. Dopodiché vedremo di veicolare il modo opportuno del dialogo tra le istituzioni, come ho instaurato io con l'ammiraglio D'Assante, come ho instaurato io con le province, per fare in modo che ci sia un momento di sintesi e dove ci sia la disponibilità della Regione a intervenire anche economicamente, utilizzare il potere del denaro anche per indirizzare determinate scelte che siano finalizzate a un disegno, diciamo, comune di migliorare il sistema Napoli e ovviamente Campania. Patruno ne approfitterà di questo invito? Lo accolgo come un invito a poter partecipare e sollecitare, cosa che prima, diciamo, era un po' più complessa. Perfetto, io vi ringrazio per questa discussione, mi auguro che i nostri buoni propositi avranno un effetto davvero positivo. Verifichiamolo nel tempo. Mi associo all'ottimismo di questa serata, anche se personalmente inclino verso il pessimismo, ma una volta tanto voglio provarci anch'io. Grazie a voi, grazie ai telespettatori, alla prossima appuntamento.